Proprio ieri si è tenuta una riunione alla presenza di entrambi i prefetti di Senia e di Campobasso. Abbiamo fatto naturalmente tesoro dell'organizzazione passata che aveva dato ottimi risultati. Contiamo di aggiungere 23 corse, naturalmente questo numero potrà essere corretto all'occorrenza, anche perché i trasporti non hanno ancora ripreso il massimo dell'efficienza dal punto di vista della presenza. Mi spiego meglio, non c'è stata una presenza pari a quella che c'era negli anni precedenti. Contiamo che naturalmente le norme di sicurezza siano, così come è avvenuto l'anno scorso, rispettate. Pensiamo anche di aggiungere delle persone con questo ruolo specifico. Appronteremo sotto il coordinamento delle prefetture un piccolo progetto che sottoporremo all'attenzione del nostro governo, che questo dovrebbe consentire l'implementazione dei controlli e del rispetto delle normative. Il numero di autobus è sicuramente congruo. L'assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante ha poi dato anche un'altra informazione e novità. Abbiamo anche previsto, grazie all'apporto della Direzione Generale della Salute dell'ASRM, uno screening che dovrebbe essere fatto nelle scuole, a prescindere, quindi con un'azione preventiva, quindi non aspettiamo che ci siano i contagi per poi verificarli, faremo un'azione preventiva.